Il 22 aprile, presso il Castello Visconteo, si riuniranno proprietari appassionati della storica Fiat 500. Presenti a raduno l'assessore all'istruzione Rodolfo Faldini, l'assessore alla cultura Gianmarco Centinaio e l'assessore alla mobilità Bobbio Pallavicini. Siamo qui con l'assessore all'istruzione Rodolfo Faldini. Domenica 22 aprile si svolgerà il raduno delle Fiat 500 presso il Castello Visconteo. Un'altra iniziativa questa per promuovere il territorio. Sì, abbiamo risposto positivamente a coloro che volevano organizzare questo evento, due club 500 che sono presenti sul territorio, c'è l'egida del club 500 nazionale, è la riscoperta di uno status symbol italiano, la Fiat 500, e quindi noi desideriamo chiaramente celebrare un po' quello che è questo pezzo di storia dell'Italia, soprattutto degli anni 60, con la prospettiva che anche un evento di questo genere possa rincuorare anche l'economia e le prospettive così generali, anche di crescita, riprendendo anche un periodo storico che è stato, voglio dire, foriero di tanti risultati per l'Italia. Ma a parte un po' questa riflessione, io penso che questo tipo di evento, soprattutto celebrato in castello e nel centro cittadino, possa essere anche occasione per la stessa cittadinanza per avvicinarsi comunque ad un evento simpatico e quindi non solo rivolto a coloro che arriveranno un po' da tutto il settentrione d'Italia, bensì alle famiglie, ai più piccoli che potranno eventualmente divertirsi nel vedere questo corteo delle 500 che si snoderà dal Castello Visconteo, percorrerà Viale Gorizia, arriverà alle 11 al Palazzo Mezzabarba, dove verrà così scattata una foto ricordo, ma all'interno del castello, poi raggiungendolo da Corso Mazzini e da Corso Strada Nuova, le 500 saranno accolte chiaramente anche all'interno di quest'altro scorcio, di quest'altro monumento storico di Pavia, dove anche gli altri organizzatori, l'Avis e la Croce Rossa Italiana, ospiteranno e daranno servizi a rimorchio appunto della stessa organizzazione dell'evento. Lo facciamo con due altre organizzazioni che ho citato, Avis e Croce Rossa, che beneficeranno anche del ricavato rispetto a quanto si potrà consumare nella cucina da campo allestita al Castello Visconteo, proprio ad opera della Croce Rossa. Verranno fatte attività di promozione da parte sia di Croce Rossa che di Avis, e noi auspichiamo che la cittadinanza risponda con successo, così come per tutti i detentori di queste famose auto storiche. Sì, un evento importante. Abbiamo iniziato la stagione ormai primavera-estate con Harley-Davidson Italia, con un evento importante a livello regionale. In questo momento lanciamo il secondo evento in castello, che è quello appunto sulle 500. La 500 è un'automobile ormai entrata nel ricordo di tutti gli italiani, è un'auto di design che ci fa riconoscere noi italiani in tutto il mondo. Grazie appunto a questo evento faremo sì che i nostri concittadini possano vedere un pochettino quelle che sono le auto che hanno fatto la nostra storia. Lo ritengo un momento bello, un momento in cui si può condividere il momento culturale con un momento ludico ricreativo. Complimenti anche ai miei colleghi che hanno fatto questa proposta, perché veramente in castello ce n'è bisogno di eventi come questi.